Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti, on the road, colline dell'Oltrepò Pavese, tornato dalla sua giornata igienista ieri a Udine. Fiat Uno, 1200 Fire, Dio benedica, con aria condizionata. Userò l'aria condizionata 3 volte all'anno, ma quelle 3 volte all'anno ha un suo perché. Allora, intanto vi racconto, vi rispiego cosa sono le mie giornate igieniste, sono degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, o vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significhi vivere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Prossime date, dopo la giornata dell'altro ieri a Udine, bellissima, saremo il 31 luglio a Firenze, agosto ci riposiamo e farò un paio di mini giornate igieniste, in pratica sono degli incontri che faccio individuali per chi me lo chiede. Dopodiché settembre, ricominciamo col 25 settembre, sarò a Bergamo, mentre il 18 settembre sarò sempre a Bergamo ma per la giornata igienista dedicata agli animali domestici, che è praticamente una meraviglia, dove vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significhi trattare i vostri animali domestici nella miglior maniera, in modo tale da non avere bisogno di niente e di nessuno, a cominciare da quello che gli ficchiamo dentro la ciotola. Per iscrizione o prenotazioni o informazioni, giornate igieniste tutto attaccato, @pietrobisanti.it. Per tutto il resto andate a guardare il mio sito internet www.pietrobisanti.it, chi sono e che cosa faccio, e andate a vedere, mi occupo di consulenze legali a 360 gradi, in pratica negli ambiti dove non sia obbligatoria la difesa di un avvocato, quindi per qualunque consiglio di natura legale, incluso multe e ricorsi al codice della strada, mi potete contattare. Andate a vedere i miei video, il mio blog, il mio libro Assassini in pillole della psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere, andate a vedere la sessione download con i prestampati gratuiti per la difesa legale e andate a vedere anche e soprattutto il progetto di salvadanaio di pronto soccorso. Vi prego, non fatemelo ridire, andate lì nel sito internet salvadanaio, leggetevi tutto e iscrivetevi, perché è un servizio meraviglioso di mutuo aiuto dove ci siamo uniti a fare delle collette per persone che hanno dei problemi momentanei nella vita. Il mio unico compito è vagliare che nessuno ci prenda per il culo. Iscrivetevi perché è veramente un gran bel servizio. Poi non lamentatevi se uno dice ma non ci uniamo mai, non facciamo mai un cazzo. Qualcosa cerco di fare, punto. Però da solo non vado da nessuna parte. Quindi per contattarmi info@pietrobisanti.it oppure WhatsApp 340-788-1174. Se avete urgenza scrivete urgente o urgentissimo, se avete un'urgenza non differibile oppure vedete che non vi risponda alla mail o al telefono dopo un po' di tempo, siete autorizzati a chiamarmi al telefono fino a quando non vi rispondo. Se volete sostenere il lavoro, il mio lavoro, potete farlo attraverso una donazione alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it/donazioni oppure abbonandovi al mio canale YouTube attraverso la pagina principale. La mia informazione sarà sempre gratuita per tutti, ma per gli abbonati successivamente nel futuro ci saranno dei contenuti speciali. Ed ora da Varzi a bomba! Allora, faccio un video che alcune persone mi hanno richiesto. Allora, voi dovete capire che le sostanze non è perché sono legali, allora fanno bene o non fanno niente, al massimo sono neutre, e allora se sono illegali devono far male per forza. O comunque non fanno mai bene. La natura è piena di, specialmente nel mondo vegetale, è piena di sostanze tossiche. Partite prima di tutto da un concetto molto importante, e cioè che pur essendo, lo dico sempre, anatomicamente siamo tutti uguali, abbiamo 2 gambe, 2 braccia, un naso, gli occhi,
e fisicamente funzioniamo tutti secondo lo stesso principio. Ma biologicamente gli esseri umani sono molto, molto, molto diversi l'uno dall'altro. Significa che in relazione al vostro patrimonio genetico e soprattutto in relazione al determinato momento della vostra vita, voi potete reagire in un modo completamente diverso all'introduzione di una sostanza rispetto a un'altra persona. Allora, in generale, in linea generale, ciò che fa bene fa bene a tutti. In linea pratica, quello che in realtà fa male, cioè che è introdotto nell'organismo, l'organismo lo vede come una sostanza comunque sbagliata e di cui comunque deve disfarsene nel più breve tempo possibile, le reazioni che l'organismo mette in moto in relazione all'introduzione di questa sostanza variano in maniera notevolissima, ho detto, in relazione al vostro patrimonio genetico, in relazione a come state, qual è il vostro pregresso, qual è la condizione fisica del vostro organismo. Facciamo un po' di esempi. Se io, per esempio, che non bevo ormai caffè da tantissimo tempo, dovessi bere un caffè adesso, probabilmente avrei una energia che non è un surplus energetico, fasullo naturalmente, che non è però lo stesso che viene alla persona che beve caffè in continuazione. Ma la persona che beve in caffè in continuazione può bere 10 caffè in un giorno senza che gli vengano le palpitazioni, che non vuol dire che non gli stia facendo male. È un po' come l'eroinomane che riesce a farsi un grammo di eroina in vena. Se me lo faccio io, che non fumo neanche le sigarette, domani mattina probabilmente dopo 10 minuti muoio. Non significa che il tossico è più forte di me, significa che il suo organismo, nel bene o nel male, si è abituato a un veleno e quindi riesce a assorbire, a metabolizzare dosi di questo veleno maggiori, tutte d'un colpo. Questo non significa che lui non si stia distruggendo dentro e che la mia salute non sia mille volte migliore della sua. Per quanto riguarda le sostanze di uso illegale, droghe, ma anche gli psicofarmaci stessi, quando noi pensiamo che lo psicofarmaco sia solo perché c'è scritto Paxil, Zyprexa e c'è il nome e il logo di una casa farmaceutica, questo non significa che non si stia assumendo merda chimica a tutti gli effetti. E pensate che anche con gli psicofarmaci c'è chi prende psicofarmaci per anni e comunque si barcamena. C'è chi fa una terapia antidepressiva di 6 mesi e durante la terapia si impicca. Quindi ognuno di noi è diverso dall'altro. Tenete a mente assolutamente questo concetto importantissimo. Detto questo, il mondo, soprattutto il mondo animale in misura veramente ridotta, voi potete mettere in bocca il 99% delle creature che volano, strisciano, nuotano, camminano senza avere nessun problema di intossicazioni, mentre il mondo vegetale è molto pericoloso. Il mondo vegetale, all'interno del mondo vegetale ci sono le tossine più potenti che un essere umano può incontrare. Quindi cominciate a mettervi nella testa che il mondo vegetale non è farfalline e arcobaleni. Il mondo vegetale è un mondo veramente difficile, dove comunque le piante, che non hanno alcuna intenzione di essere mangiate, e soprattutto i semi delle piante, hanno sviluppato nel corso del tempo, non potendosi difendere scappando o graffiando, delle armi chimiche molto 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 forti per poter contrastare le creature che vogliono mangiarle, specialmente i semi che sono i figli della pianta madre, sono carichi enormemente di sostanze chimiche tossiche per far sì che gli animali, in questo caso anche l'uomo, non li mangino. Detto questo, mi hanno chiesto di fare un video squisitamente sul cioccolato.
Allora, il cioccolato, anzitutto bisogna sempre capire quando si sta mangiando qualcosa che cosa si sta mangiando. Il cioccolato è il seme della pianta del cacao, non è il frutto della pianta del cacao, che è un frutto edibile, cioè commestibile. Il seme è il cacao, è il seme della pianta del cacao. Quindi quello che la natura produce affinché poi nasca un'altra pianta. Come tutti i semi, è carico di nutrienti a mille. Quello che voi trovate all'interno, l'uomo che cosa ha fatto? Attraverso la tostatura, attraverso la lavorazione, quindi delle fave di cacao, è riuscito a trasformare qualcosa che non dovrebbe mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai finire all'interno del corpo umano, tutto quello che riuscite a produrre, l'uomo riesce a produrre attraverso lo sviluppo di temperature altissime, che non è cuocere una bistecca a 2 minuti per lato, ma attraverso lavorazioni di lungo periodo con temperature altissime, è sempre innaturale. E soprattutto chiedetevi sempre quello che state mangiando, se da crudo lo potreste mangiare, non se da crudo è più o meno buono rispetto a cotto. Qui stiamo parlando di moltissimi cibi, specialmente parlo di cereali e legumi, che da crudi sono altamente tossici ed è solo la cottura che li rende non immediatamente mortiferi. Il cioccolato, voi dovete cominciare non solo a chiedervi il perché delle cose, ma dovete anche cominciare ad andare sui forum a discutere con la gente. Ma non solo i forum italiani, i forum anche stranieri, soprattutto quelli in lingua inglese, dove la gente parla e si scambia le proprie esperienze. Il cioccolato è una sostanza veramente, veramente potente. Cioè, le sostanze chimiche contenute nel cioccolato sono sostanze che hanno persino dei poteri allucinogeni in quantità neanche esagerate. Quindi, il fatto è che io mi ubriachi e se mi ubriaco mi viene voglia di dormire, non significa che non ci siano persone che una volta ubriache non hanno voglia di dormire, ma hanno voglia di andare in giro a spaccare tutto. Ci sono persone che sotto LSD abbracciano tutti dicendo che il mondo è bello, ci sono persone sotto LSD che in stati allucinatori ammazzano la propria madre. Eppure tutti hanno preso la stessa sostanza, come ho detto prima, ognuno di noi è diverso. L'unica cosa vera e certa però, vera e certa, è che sostanze come il cioccolato, sostanze tossiche, hanno comunque un effetto su tutti. Ho conosciuto gente alle mie conferenze, grossissimi consumatori di cioccolato, che non si rendono conto di essere completamente fuori di testa. Cioè di essere veramente, di avere delle modalità di azione e di pensiero che non sono normali, non sono logiche. E quando tu gli chiedi che cosa mangiano e ti dicono che magari a letto, mentre guardano una serie TV, si mangiano una o due stecche di cioccolato, questa cosa ti fa molto riflettere. Ero andato su un forum americano dove alcuni americani parlavano del cioccolato e dicevano: ho passato tutta la mia vita, testuali parole di un americano, ho passato tutta la mia vita pensando di essere pazzo. Perché bastava che cadesse un bicchiere e si rompesse in casa e io diventavo nervosissimo. Fino a quando sono riuscito finalmente ad associare il consumo di cioccolato con il mio nervosismo. Orbene, il cioccolato è una sostanza psicotropa,
pensate solo per così identificarne la potenza, pensate solo che se lo mangiasse il vostro cane, se il vostro cane mangiasse due o tre quadratini di cioccolato fondente al 100%, rischierebbe la morte o morirebbe. È una sostanza veramente, veramente potente il cioccolato. E le reazioni che possiamo avere variano, come ho detto, da persona a persona. Il fatto che vi dicano in televisione tutte le loro solite puttanate, no? Riguardo al fatto che, ma contiene questo, contiene quello, aiuta. Oltre all'igienismo, l'igienismo dice una cosa sacrosanta, cioè non esistono sostanze magiche. Cioè la salute non si ottiene attraverso l'utilizzo di una sostanza magica, ma si ottiene attraverso la sinergia di comportamenti che permettono, anche alimentari, che permettono al corpo di stare bene. Ma non si associa mai la salute o la malattia all'utilizzo di una sostanza magica. Non avrebbe senso. Se no, senza quella sostanza uno vivrebbe o morirebbe. Quindi, occhio alle reazioni che si possono avere mangiando cioccolato. È un po' come i cereali integrali. Si pensa che il cereale integrale sia migliore di quello raffinato, ma in realtà non è vero, perché essendo il cereale un veleno, il cereale raffinato contiene del seme del cereale contiene anche la crusca, quindi contiene tutto. Quindi paradossalmente i cereali raffinatissimi, come per esempio il riso basmati indiano, sono assolutamente mille volte migliori dei cereali integrali, di un piatto di riso integrale in questo caso. Lo stesso vale per il cioccolato. Il cioccolato che ha una grossissima quantità di zucchero è paradossalmente, sempre nella merda, un alimento migliore del cioccolato fondente al 100%, che in realtà è tutto antinutrienti. Per quanto anche lo zucchero bianco sia una merda, il cioccolato deriva da un seme e quindi è ancora più tossico dello zucchero stesso. Il fatto che voi mangiate il cioccolato e in quel momento non abbiate niente non significa che il cioccolato non stia facendo dei danni. Oltretutto, cercate di verificare un po' a livello vostro personale se mangiando cioccolato notate al vostro interno dei cambiamenti. Voi potete, l'unica possibilità è autoascoltarsi tantissimo, cioè scusate, ascoltarsi, perché solo lì potete vedere se quello che mangiate influisce magari anche a distanza di tempo, perché a volte le sostanze influiscono anche a distanza di uno o due giorni prima che entrino bene in circolo. Quindi il mio consiglio spassionato è, come lo dico per il caffè, il cioccolato è un altro alimento che deve essere spedito anni luce lontano dall'alimentazione umana. Non ha niente, il cioccolato non porta niente di buono, se non nella migliore delle ipotesi una stimolazione artificiale al pari del caffè. Ma oltre a questo, chi lo consuma cominci ad ascoltarsi e a vedere come il cioccolato lo fa sentire, perché potreste rimanere molto meravigliate quando la mattina vi alzate e dite: oh, oggi è una giornata di merda, mi sono alzato con la luna storta. Prima di dare la colpa alle ombre, al destino, a Dio, al diavolo, provate a vedere che cazzo vi siete messi in bocca, tra cui il cioccolato, la sera prima. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.